Se avessero posteggiato nello spazio di sosta proprio accanto, sarebbero stati schiacciati da un pilastro di ferro alto quasi 20 metri. Ma la tragedia, per fortuna, è stata solo sfiorata. Stamattina un palo della luce nel parcheggio pubblico tra via Martiri della Resistenza e via Trivioli è crollato al suolo, colpendo la fiancata di un'auto parcheggiata. In quel momento marito e moglie si trovavano a bordo. Siamo usciti, abbiamo messo le spese sulle macchine. Io sono salito di qua, mia moglie ha fatto il giro. Stavamo prendendo le cinture, abbiamo sentito. Prima, secondo me, ha strisciato un po' il faro, poi la macchina che si è piegata, un botto tremendo. Subito abbiamo pensato un camioncino dell'immondizia, aveva che fare retromarcia, ha detto ci ha urtato. Poi invece quando abbiamo visto il palo che qua ci ha scappati, e mia moglie ha preso paura. Quindi lei e sua moglie eravate a bordo dell'auto? Ci eravamo seduti, stavamo prendendo le cinture. Abbiamo sentito il botto. Non ci siamo resi conto di niente. Siete stati miracolati? Abbiamo un bambino lì in alto, uno dei ragazzi del Brentei, ci ha protetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'area è stata messa in sicurezza e la torre faro dell'illuminazione pubblica è stata alzata con un autogru e spostata lungo l'aiuola del piazzale per consentire successivamente la rimozione. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla squadra di pompieri, la causa del cedimento potrebbe essere la base del lampione, deteriorata e arrugginita. Il comune di Piacenza fa sapere che sono in corso tutti gli accertamenti del caso e che la manutenzione è di competenza di Citelum, la ditta che gestisce l'illuminazione pubblica per conto di Palazzo Mercanti.